mentre la nostra Isabella continua a lavorare al telaio, io signora le volevo chiedere, la Sava l'abbiamo confezionata nel periodo chiaramente la vendemmia. della vendemmia. Allora, non appena dopo la macinatura, non il mosto, ma la spremitura, quando è nel torchio, quando è lucido, allora si conserva, si mette a bollire nel recipiente di rame. Bene. Che vuole solo il rame. E si mette a bollire prima che prenda acidità. Quanto tempo si può conservare la Sava? 2 o 3 anni, se ben tenuta in recipienti di vetro scuro e dove c'è il fresco, sì che si mantiene. Bene. 2 o 3 anni. Bene, io Maurizio ti chiederei di fare una bella ripresa al volto di questo giovane che ha qui indosso il costume maschile di Sini. Lui si chiama Daniele. Tranquillo Daniele, non ti faremo cucinare, però tu dovrai abbellire con la tua figura, con la tua mise, la nostra bella cucina. Intanto tra qualche secondo scopriremo le fasi di preparazione del nostro piatto, signora, è vero? Sì. Il nostro Maurizio si è appollaiato lì su un gradino perché lì arriva uno spiffero d'aria fresca. Noi invece qui che sudiamo, sì, signora, lavoriamo per la nostra Sardegna. Non ci dispiace questo. È così, allora insieme scopriamo le fasi di preparazione del nostro dolce. Noi siamo pronti per scoprire le fasi di preparazione e soprattutto per preparare questo dolce. Non si può fare però senza il grembiule di piatti di Sardegna. Signora, lo indossi per noi. Signora, scopriamo insieme le nostre fasi di preparazione. Io sono curiosa di sapere come si prepara questo dolce. Allora, la sera prima si mette il lievito madre a lievitare. All'indomani cominciamo verso le 2 l'impasto, che mettiamo tutti gli ingredienti. Si impasta il fiore con l'acqua e un pizzichino di sale. Poi si aggiunge gli ingredienti, si lavora bene la pasta, che sia bella, bene lavorata. Adesso siamo un po' più organizzati con l'impastatrice e si lavora più bene per fare un prodotto migliore. Non so se... certo. E poi si incomincia con gli ingredienti. Si mette un po' di seme d'anice, un po' di buccia d'arancio, le spezie e si incomincia a lavorare. Lavorando, si aggiunge le mandorle. Quando sono lavorate bene le mandorle con gli ingredienti, ogni tanto si aggiunge un po' di sapa. Se la sapa è molto colorata, aggiungiamo un po' d'acqua, in modo che venga marroncino, non nero. Poi aggiungiamo l'uva passa. Si impasta tutto, si mette nel recipiente di terracotta. Fa una croce dopo l'impasto e si lascia lievitare. All'indomani si comincia a fare le forme e cuocerlo. Bene, quanto tempo di cottura è necessario? È pochissimo, cioè molto, molto, però poco forno. Ecco. No, non vuole una temperatura alta, non lo sappiamo perché facciamo ad occhio. Siamo pratiche così, dopo il forno ci mettiamo un pezzo di carta a vedere la temperatura. Bene. Quando non brucia questa carta, allora inforniamo. Bene, quindi forno non molto alto. Molto alto, però si lascia anche 2 ore, piano piano piano, per essere ben cotto dentro, ma non forte il forno. Bene.
Mi vedete incorniciata da due giovanotti. Questo che si trova qui alla mia sinistra è niente poco di meno che il sindaco di Sini, Biagio Azzurri. Io lo ringrazio davvero per averci ospitato. Io sindaco le volevo fare una domanda. Ci parli un po' di questo territorio, di ciò che offre? Ma Sini, come i paesi che sono qua, gravitano nella Marmilla, offre diverse possibilità per i turisti che vengono a visitare, e di visitare soprattutto i centri storici che sono conservati molto bene, e le amministrazioni della zona stanno dando molta attenzione per la loro valorizzazione. Quindi possono venire qua a passare 2-3 giorni, possono essere ospitati in diverse strutture ricettive che ci sono nel paese, e farsi, hanno possibilità anche di fare delle escursioni sull'altipiano della Giara, che è molto vicino al paese. Il turista può venire a Sini 2-3 giorni, stare molto a suo agio sia per quanto riguarda l'ospitalità che offriamo come cittadini, e assaggiare i prodotti tipici che ci sono nel territorio. E in questo caso specifico noi proponiamo il nostro dolce tipico, che è il pan sappato. E di questo dolce io voglio parlare proprio con il nostro assessore Gianni Cao. Io volevo far sapere soprattutto ai nostri telespettatori quando è che questo dolce può essere assaggiato da chi viene a visitarvi. Tanto grazie Maria Giovanna del bal di giovanotti di prima, ma bontà tua, la gioventù purtroppo non c'è più. Allora, il dolce lo troverete qui, potete trovarlo nel periodo pasquale, ma soprattutto è legato alla festività di San Giorgio, che qui viene celebrato il 22, il 23 e il 24 aprile. Tempi recenti, noi già da tempi lontani abbiamo questa tradizione della confezione del pansappato e l'offerta che viene fatta alla chiesa e al San Giorgio. Su questa tradizione secolare si è innestata, in tempi recenti, nel 94 esattamente, una sagra del pansappato che viene in qualche maniera organizzata per il 25, giorno festivo, in qualche maniera il 25, ripeto, giorno festivo, il 25 c'è la sagra. Per chi volesse può venire, e il 22, ripeto, il 22 sera, cioè l'offerta quasi proprio votiva di questo stesso pane alla chiesetta di San Giorgio. Da secoli venivano dai paesi circonvicini per l'acquisto di questo pane, che veniva portato nelle famiglie in segno di buon augurio, di felicità, di pace e amore in famiglia. E quindi venite a Sini, potrete condividere con i suoi cittadini questa tradizione e soprattutto assaggiare questo pane straordinario, che merita davvero. Vi aspettiamo. Fuori ci sono 40 gradi, non era il caso di accendere il fuoco, ma noi ci siamo comunque messi intorno a questo foghile, così come si faceva, come facevano i nostri nonni. E ho qui accanto a me il presidente della Proloco di Sini, Marco Cao. Io volevo chiederti, Marco, ancora qualche notizia sulla sagra, sugli appuntamenti che compongono questa giornata. Allora, la sagra nasce ovviamente per la promozione del dolce tipico, il pane Sava. È una giornata dedicata a questo dolce, e la programmazione viene effettuata non solo per la promozione del dolce tipico, ma anche per la promozione del nostro paese. È possibile quindi durante la giornata assistere alla dimostrazione pratica del dolce, è possibile degustarlo. La chiusura, l'evento diciamo principale all'interno del programma, è quella di una sfilata di gruppi folcloristici che attraversando le vie del paese si chiude nella scalinata della nostra chiesa, la chiesa di San Giorgio, che è legata appunto al nostro dolce che viene promosso. Quindi questi sono gli eventi che compongono il nostro programma e che dovrebbero essere sufficienti a solleticare la curiosità dei visitatori, che potranno venire a trovarci tutti gli anni il 25 aprile.
Dopo essere stato impastato, il nostro pan sapato viene lasciato riposare per lievitare, decorato, infornato per circa 2 ore, e questo è il magnifico risultato che è venuto fuori grazie all'opera della signora Fedora, che è velocissima, bravissima, tanti anni a preparare questo pane e i risultati sono eccellenti. Io voglio ringraziare di cuore tutta l'amministrazione comunale di Sini, il sindaco Biagio Azzori, l'assessore Gianni Cao, sono tutti dietro di me che fanno da cornice, Daniele, Isabella che ha tessuto al telaio. Ringrazio tutta la Proloco di Sini, qui abbiamo il presidente Marco Cao e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Mi raccomando, sempre piatti di Sardegna, sempre ricette. Un bacio a tutti, grazie. Cosa mi